Amici di Football is My Life, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qua per fare il video delle pagelle del Milan campione d'Italia della stagione 2021-2022. Pagelle di giocatori, allenatore e stagione in generale. Oggi pagelle del Milan. Domani, massimo dopo domani, pagelle di tutte le altre squadre di Serie A. Fatta questa premessa, iniziamo subito. Maignan 8 e mezzo. Chiamato per sostituire Donnarumma, non solo non lo fa rimpiangere, ma è anche il miglior portiere della stagione. Un portiere attento, sempre pronto, reattivo, ottimi riflessi, tante parate importanti. Un portiere che poi gioca con grande tranquillità, tale da dare sicurezza e fiducia non solo a tutta la difesa, ma a tutta la squadra in generale. Tatarusanu 6, secondo portiere, gioca poche partite. In queste partite, in una fa delle cappelle abbastanza evidenti contro la Fiorentina, sua ex squadra, in un'altra, nel derby, è decisivo parando il rigore a Lautaro. Mirante senza voto, non ha mai giocato. Tomori 8 e mezzo, uno dei migliori del Milan di questa stagione. La colonna della difesa. Un difensore granitico, aggressivo, veloce e bravo anche coi piedi nel far ripartire l'azione. Kalulu 8, una sorpresa, anzi la sorpresa del Milan di questa stagione. Fino a 6-7 mesi fa lo conoscevano in pochi. Inizia la sua carriera come terzino e fino a qualche mese fa giocava principalmente terzino nel Milan. Poi, causa infortuni, viene spostato a difensore centrale, formando assieme a Kalulu una coppia armonica ed ermetica. Una coppia veramente armonica ed ermetica. Segnare al Milan quando c'era la coppia Kalulu-Tomori era come aprire una cassaforte a mani nude senza avere una chiave. Kier 6 e mezzo. Non gli do di più perché ha giocato, sì e no, un terzo delle partite della stagione. Quelle volte però che ha giocato è sempre stato tra i migliori in campo. Baluardo, leader, colonna della difesa del Milan. Peccato per quell'infortunio, perché senza quell'infortunio, se avesse continuato come aveva iniziato la stagione, sarebbe stata veramente un'annata da 9 per lui. Romagnoli 6, in teoria il capitano del Milan, poi vi spiego perché in teoria. Gioca alcune partite in cui fa il suo, in altre commette degli errori. Nel finale non vede più il campo, consapevole di lasciare la squadra a fine stagione. Gabbia 5,5, giocatore giovane, probabilmente ha dei margini di crescita, però le volte che l'ho visto non mi ha dato sicurezza, ha commesso degli errori abbastanza evidenti. Penso alle partite contro Spezia e Fiorentina. Calabria 7. In teoria è Romagnoli il capitano del Milan, in pratica è stato lui. Un giocatore che non ti ruba l'occhio, un giocatore non appariscente, però comunque un giocatore che sa fare bene la fase difensiva. Ha fatto qualcosina anche in fase offensiva, fornendo qualche assist e segnando un paio di gol. Non un fuoriclasse, però un giocatore che tiene alla causa, un giocatore che ha il Milan nel sangue, cresciuto nel Milan, si è fatto tutte le giovanili nei rossoneri. Non un campione, ripeto, però un giocatore che sicuramente sarà ricordato in futuro. Florenzi 6 e mezzo, duttile, affidabile, non si lamenta mai. Tutte le volte che è chiamato in causa risponde presente, insomma, la perfetta seconda linea da avere in squadra. Fernandez 7,5. Meno straripante in fase offensiva degli altri anni, migliora in fase difensiva. Segna meno gol, 5, uno di questi però ha un peso veramente fondamentale per la conquista dello scudetto.
il cost to cost contro l'Atalanta alla penultima giornata. Quel gol dove Theo Hernandez sembrava una fusione tra Roberto Carlos ed il Maicon dell'Inter del triplete. Balloture 5, uno dei peggiori se non il peggiore del Milan, ha giocato poche volte, quelle volte che ha giocato l'ho visto spaesato, impacciato, in difficoltà. Tonali 8, un giocatore che ha avuto una crescita individuale veramente grandiosa. Al centrocampo ha portato tutto, sostanza, quantità, qualità, fisicità e anche qualche buona geometria. Anche poi dalla sua un buono score di reti segnate, alcune veramente importanti, anzi che dico importanti, fondamentali per la vittoria dello scudetto. Penso al gol contro la Lazio nei minuti di recupero e alla doppietta contro il Verona un paio di settimane dopo. Bennacer 7, non gioca tantissimo causa infortuni e Coppa d'Africa, le volte che però gioca risponde presente, un giocatore che rende organica la squadra oltre che mettere ordine in campo. Che sì, 6 e mezzo, inizia la stagione un po' sottotono, probabilmente consapevole del fatto che avrebbe lasciato il Milan a fine stagione, così infatti sarà. Si riprende nella seconda parte di campionato, venendo schierato sia anche come trequartista, oltre che come mediano davanti alla difesa. Dà il suo contributo, segna alcuni gol, l'ultimo nell'ultima giornata di campionato, scusatemi la ripetizione, nel 3-0 di Reggio Emilia contro il Sassuolo, che ha portato il Milan a vincere il 19° scudetto della sua storia. Bakayoko 5,5, le volte che è stato chiamato in causa non ha risposto correttamente, lento e brutto da vedere, però comunque alla fine non è una cosa gravissima visto che ha giocato poche partite. Krunic 6,5, un giocatore che non è un fenomeno, però comunque le volte che è chiamato in causa risponde presente, utile soprattutto quando viene schierato nel secondo tempo a partita in corso per far rifiatare la squadra. Brahim Diaz 6, una stagione iniziata bene con gol ed assist. Dopo che ha avuto il Covid, il suo rendimento è andato calando, nel girone di ritorno poche cose degne di nota, è stato comunque uno dei protagonisti nella vittoria nel derby contro l'Inter, perché quando lui è entrato i rossoneri hanno svoltato e vinto la partita. Daniel Maldini 6, terza generazione della dinastia Maldini a vincere lo scudetto con il Milan. Di lui posso dire di aver visto il suo primo e dal momento ultimo gol in Serie A con la maglia del Milan, Spezia Milan 1-2, 25 settembre 2021, stadio Picco di Spezia, io c'ero. Castillejo 6-, gioca poche partite, un giocatore secondo me abbastanza limitato, di lui però ricordo di essere subentrato in Milan Verona 3-2, entra e contribuisce alla rimonta della squadra fornendo 2 assist. Selemakers 6,5, un giocatore non fortissimo, risalta poco, però comunque è un giocatore che suda sempre per la maglia, per la causa rossonera. Messias 6,5, criticato da un numero di tifosi rossoneri, io personalmente non capisco questo, un ragazzo che poi ha una storia curiosa, fino a 6-7 anni fa faceva il fattorino, poi ha giocato in Serie D, in Serie C, in Serie B con il Crotone, si è fatto una buona gavetta, debutta l'anno scorso in Serie A con il Crotone facendo bene, arriva al Milan e comunque la sua parte l'ha fatta. Un giocatore che sa saltare l'uomo, quando subentra dalla panchina
ha fatto spesso bene e ha anche segnato un discreto numero di gol per non essere un titolarissimo. Rebic 6, una stagione un po' sottotono per lui, causa infortuni, pochi gol e pochi assist, la sufficienza la prende perché comunque da subentrato qualche volta è stato anche decisivo per la squadra. Leao 8,5. Sì, è discontinuo anche nell'arco della stessa partita, però è un giocatore indubbiamente talentuoso, un funambolo, uno che svaria su tutto il fronte d'attacco. Nonostante la poca costanza, nel finale di campionato si è preso il Milan sulle spalle. È stato il trascinatore della squadra con innumerevoli assist e gol. Giroud 7,5, l'uomo dei gol pesanti. Spesso fuori dal gioco ha comunque dato il suo contributo per la conquista dello scudetto, segnando dei gol fondamentali. Penso alla doppietta nel derby, al gol contro il Napoli, alla doppietta l'ultima giornata contro il Sassuolo. Una stagione che secondo me può essere riassunta da quello che ha detto Ambrosini su di lui dopo il derby. La bravura di Giroud è stata quella di rimanere sul pezzo in una partita in cui aveva combinato poco, di rimanere mentalmente presente in una partita non brillantissima e da giocatore esperto ha saputo sfruttare le palle che gli sono arrivate segnando i due gol decisivi. Ibrahimovic, addio Zlatan, do un voto simbolico. 8. 8 per la sua carriera, per il giocatore, per la leadership, per il carisma, per quello che ha fatto per il Milan e anche per quella che è stata la sua stagione. A 40 anni, quindi, non è che potesse giocare tutte le partite, per forza di cose non ha giocato sempre, però quelle volte che ha giocato il suo contributo è stato notevole. Va quasi in doppia cifra, per un quarantenne non è poco, e poi quelle volte che ha giocato è entrato nei gol della squadra con degli assist, altre volte magari ha indotto gli avversari agli errori, portava via dei giocatori avversari liberando così i propri compagni di squadra. Insomma, certe volte non serviva neanche che toccasse palla, bastava la sua presenza in campo per poter far vincere la partita al Milan. Allenatore Pioli 9, 9 per aver creato un gruppo compatto e coeso. Ha vinto lo scudetto con la squadra non più forte come singoli, ma più forte come collettivo. Il Milan di quest'anno è una squadra di amici, una squadra umile, ma allo stesso tempo con fame. Insomma, una squadra che rispecchia appieno il suo allenatore. Voto alla stagione 8 e mezzo. Il Milan non era la squadra più forte come singoli, ma è stata la squadra più forte come collettivo, la squadra più gruppo, la squadra più compatta e costante nell'arco della stagione. Un gruppo di bravi soldatini che remano tutti dalla stessa parte, umili ma allo stesso tempo seri e motivati nel raggiungimento del loro obiettivo. È vero, ci sono stati dei demeriti dell'Inter, però nel calcio, come nella vita, le situazioni favorevoli ti capitano e se ti capitano bisogna saperle sfruttare. Il Milan l'ha saputa sfruttare, segno che questa squadra ha avuto ed ha la mentalità vincente. Non do di più perché dare di più sarebbe voluto dire vincere la Coppa Italia oppure fare anche un percorso importante in Champions League. Confermarsi l'anno prossimo non sarà facile perché c'è il rischio a pagamento, bisogna poi vedere se in difesa Kalulu e Tomori si ripeteranno ai livelli di quest'anno. Leao è un altro che bisogna valutare, bisogna vedere se un po' i difensori avversari riusciranno a prendergli le misure. Il Milan ha dalla sua che ha una società con le idee chiare e sa come si lavora.
Va bene ragazzi, queste sono state un po' le pagelle del Milan campione d'Italia. Fatemi sapere su quali voti siete d'accordo, su quali invece no. Io come al solito vi invito a iscrivervi al canale YouTube, a seguirmi su Facebook, a seguirmi su Instagram, a lasciare un commento, a lasciare un mi piace, a spammare questo video in ogni singolo punto del piano, spero. Detto questo vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!